Ciao amici e bentornati in questa running insulsa di Pokémon Verde Foglia. Io sono Zef, vabbè, ok, solite cose. E cominciamo subito, che non ho voglia, ho passato un weekend fantastico senza questo gioco, ma ovviamente mi voglio male, quindi bisogna portarlo a termine. Che poi in realtà questa parte a me piace. Stranamente l'unica parte dove Kanto non c'è e persino gli abitanti del Settipelago odiano Kanto, chissà perché. Seriamente, non sarebbe stato per nulla male se in Rosso Fuoco e Verde Foglia avessero fatto di più sul versante del Settipelago, perché io da piccolo non vedevo l'ora di finire la storia principale solo per andare a visitare il Settipelago. Questa cosa è fantastica, fantastica. Già all'epoca avevo capito che questo gioco facesse cagare. Ecco, vedi che cosa succede a non pagare le bollette? Wow, adesso ho la seconda MN più inutile di tutto il gioco, ovvero Spaccaroccia. Wow. Oh no, chissà che cosa staranno tramando questi membri del Team Rocket ormai distrutto e disperso nel nulla. Non lo so, però non voglio disturbarli perché mi sa che stanno avendo una conversazione privata e ricordiamo che giugno è il Pride Month, quindi non ho forza, porca miseria a me, quindi non posso proseguire il farming. Sono finito in GTO Ocean ai gummi a quanto pare. Sto arrivando, Risetta. Cerca di sopravvivere all'avance di Hypno. Aiuto, aiuto! È arrivato un Pokémon spaventoso. Oh no, c'è un inviato di Striscia la Notizia. No, il tappiro te lo tieni tu, hai capito? È arrivato il momento di tirar fuori lo strumento più utile di tutti, e non ironicamente. Dove cazzo è? Eccolo qui. Ed eccolo qui. Bene, e nel mentre direi che possiamo passare alla parte veramente divertente ed interattiva della serie. Perché questa serie è divertente, vero ragazzi? Vi prego, confermatemi, perché sennò ovviamente io mi sparo, mi suicido, vabbè, e altre cose da Tension Horror, boh, vedete voi. E allora vediamo un po' questi fantastici commenti, perché ci sarà da ridere, io lo so. Allora, innanzitutto devo dire che sono deluso perché vedo troppa roba seria scritta nei commenti e quindi mi toccherà rispondere quasi seriamente. Pezzi di merda. La telecamera controllabile in spada e scudo è carina. Speriamo in delle location complesse e divertenti da esplorare. Aspettate che cambio Pokémon. Non come in Smusum, credo che sia un riferimento a Pietro Smusi. Dove la mappa era ridotta praticamente all'osso con solo dei corridoi. E io aggiungo bloccata da dei cazzo di bot che non ti facevano passare perché prima dovevi fare altra roba. Chiusa parentesi. Evita di fare il settipelago, c'è il rischio che tu perda sangue a litri. No, dai, il settipelago è l'unica cosa divertente di questo gioco, perché non dovrei farlo? Che palle! Sono iscritto da un pezzo, ma commento solo ora perché sono una persona pigra. Solo per una domanda. Che fine ha fatto Avon? PS, il campione di Galar col Charizard fanservice, proprio no, e che cazzo! E Avon. Vi prometto che tornerà in qualche video. Sta facendo roba in questo momento. È molto impegnato a differenza mia di quell'altro stronzo. Quindi lasciamogli fare le sue cose in santa pace. Ma prometto che tornerà. Poi, vabbè, ricordatevi che Avon è una comparsa, un personaggio secondario, come cazzo volete chiamarlo. Perché appunto lui non interessa il canale. Cioè, fa video con noi solo perché è nostro amico e quindi ogni tanto gli chiediamo di fare il pirla insieme a noi e ovviamente ci dà il suo consenso. Per quanto riguarda Charizard Fanservice, che cazzo ti aspettavi? Sono 10 anni che Game Freak non fa altro che buttarci sta merda di Kanto ogni 2x3. Ed infine l'ultimo commento. Non ironicamente, i nuovi Pokémon, a parte la pecora, mi dicono poco. I leggendari sono i miei cani, uno con una spada e l'altro è uno Zoid. Ok, e la tipa lo set up tier waifu, not safe for work material.
E comunque se vuoi tagliarti le vene ti consiglio di andare a sbattere contro i comodini di legno prima, che sei più confuso e muori più sì. Non credo di aver capito. Allora, sulla tizia not safe for work, già 2 ore dopo erano usciti i cosi, i simpaticoni a fare fan art simpatiche. Poi sui Pokémon sono d'accordo con te, non so, mi sembra di già visto, proprio a partire dal design, non tanto dall'ispirazione, che magari Corviknight è la fusione tra un corvo e appunto un cavaliere, quindi è un corvo con l'armatura. Ma proprio il design sembra troppo Hunchcrow, quindi non vedo il motivo di farlo così. Poi ok, il typing e via dicendo, ok, quello sicuramente ci avrà il suo motivo. Poi vabbè, anche la pecora in realtà, c'è già Marip, è carina per carità, ci sono dei bei design, il fatto è che, ripeto, non mi dicono nulla. E infine devo rispondere a quel maledetto di Fuschio, che io urlo quanto cazzo mi pare, capito? Va bene, comunque stavo pensando, visto che dobbiamo parlare di roba a sto punto, parliamo di Pokémon Masters. In quanti di voi giocano a un qualunque gacha? Può essere Dragon Ball, Fire Emblem, quello che volete. E quindi conoscono già che tipo di gioco sarà appunto Masters. E quanti invece lo scaricheranno o per solo provarlo o solo perché Pokémon, o anche perché Pokémon e vi piace insomma il genere così, e cosa vi aspettate di trovare soprattutto, perché non sappiamo ancora una sega di quel gioco. L'hanno buttato così, del tipo, ah sì, c'è anche sta merda qua, intanto beccatevi Pokémon Quest, Pokémon Rumble, le altre boiate, Pokémon Go, però il gioco che vogliamo tutti da anni, chi se ne frega, mettiamo poca roba perché sì. Cosa ne pensate? Rispondete ASAP, ok, basta, andiamo avanti. Comunque io di sicuro lo scaricherò al day one, anche Paco, siamo già d'accordo, e quindi probabilmente sia qua che su Telegram faremo il mercato nero dei codici amico, così tutti quanti potremo fare i cancri su quel gioco bene. Tra l'altro non so se voglio fare un video qualcosa, anzi no, direi che potrei fare uno stream o su YouTube o su Twitch, vedete voi dove vi è più comodo, per me Twitch in realtà, dove magari stream appunto il gioco, ne parlo in diretta, bla bla bla. Se la cosa vi interessa, scrivete nei commenti Potaok, altrimenti andate a farvi fottere. Allora, direi che mi sono rotto abbastanza i coglioni di farmare, quindi torniamo alla mattanza delle palestre. Sì, proprio Pokémon di tipo terra. Decisamente, Pokémon di tipo terra. Questo è proprio tipo terra. Adesso però voglio fare un esperimento. Secondo voi, avranno le iperpozioni? 9 su 10 no. Appunto. E siamo all'ultima palestra. Va bene, gioco. Contento tu? Avanti, avanti. Yeah, poi... Bene. Siamo nella parte finale del gioco, si può cominciare il divertimento serio, perché fino ad adesso non ci siamo mai divertiti davvero. Allenare Dragonair è divertente, soprattutto molto facile. E wow, abbiamo finito la via vittoria, siamo arrivati alla Lega Pokémon, wow. È stata una run avvincente. Solo che con questa squadra non ce la faremo mai. Tra l'altro ci manca l'ultimo Pokémon. Che cazzo posso usare? Ci devo pensare. Ma lo si farà nella prossima puntata. Ma sono stronzo io o
Primeape si allarga la narice sinistra.